Buonasera ai nostri telespettatori, siamo davvero agli sgoccioli della campagna elettorale per le politiche anche in Abruzzo, oltre che naturalmente in tutto il paese. Si conclude anche il ciclo di tribune elettorali su Rete 8, ne abbiamo proposte ai nostri telespettatori ben 18 in questo mese di campagna elettorale che è partito praticamente dall'estate e ci sta conducendo verso un autunno che anche climaticamente comincia a farsi sentire. Si voterà domenica dalle 7 alle 23 per la Camera e il Senato, l'Abruzzo eleggerà 9 deputati e 4 senatori e la tribuna di questa sera è dedicata proprio al Senato con i candidati al collegio uninominale unico in Abruzzo, quello che eleggerà sicuramente un parlamentare tra i presenti in studio stasera e che appunto uno dei risultati che conosceremo prima, domenica notte dopo la chiusura delle urne, appunto perché in questo caso sarà eletto chi prenderà un solo voto in più di tutti gli altri. Il sistema elettorale è molto semplice da utilizzarsi, un po' più difficile con tanti termini che possono confondere l'elettorato. La cosa che vi chiediamo di fare per spiegarvelo in modo più naturale possibile è quello di mettere la croce sul simbolo della lista che voi avete scelto e verranno eletti anche i candidati ai collegi uninominali, questo sia per la Camera che per il Senato, che appunto sono collegati a quella lista. Ci sono anche i nomi sulla scheda dei nomi scritti, ma sono quelli soltanto, servono soltanto a ricordare l'ordine nel quale, se si dovessero avere più seggi, verrebbero eletti i candidati. Non dovete fare niente, dovete soltanto mettere la croce sulla lista del partito, della formazione di riferimento. Il voto andrà automaticamente anche ai candidati che rappresentano la coalizione. Detto questo, io saluto e ringrazio tutti i partecipanti. In realtà manca il candidato di Italexit, pur invitato, Aldo Di Bacco, ma ci sono gli altri 8 aspiranti a questo seggio da senatore nella nostra regione. Iniziamo subito con le domande. Il primo a rispondere è Guido Quintino Liris, che assessore alla Regione Abruzzo, candidato per la coalizione di centrodestra, esponente di Fratelli d'Italia, ma appunto in questo caso rappresenta tutta la coalizione. E naturalmente parto da lui, poi la stessa domanda sarà per gli altri, proprio per questo carattere un po' più federale del Senato rispetto alla Camera e anche sul fatto che c'è un collegio che è legato al territorio, io chiederò a tutti voi a quali temi specifici dell'Abruzzo voi intendete portare in Parlamento. Sarete il senatore di riferimento di questa regione, quindi ci sono molti temi che saranno affrontati nella prossima legislatura, che sono quelli lasciati un po' in sospeso nel corso di questi anni, ma anche partite rilevanti che si apriranno nel corso delle prossime settimane. Voi avete incontrato gli elettori, avete ascoltato anche i loro rumori, allora perché votarvi per portare anche un po' d'Abruzzo in Senato, oltre che insomma, essere parte di una maggioranza politica. Liris. Beh, buongiorno a tutti. Il motivo della candidatura è molto semplice. Abbiamo capito, abbiamo toccato con mano nel tempo, anche in questi 3 anni e mezzo di regioni, di assessorato regionale, assessorati importanti, in primis il bilancio, ma lo dico anche da ex vice sindaco della città dell'Aquila, quanto ci fosse bisogno di ufficiali di collegamento rispetto a Roma, e questo credo sia il dato più importante. La Regione Abruzzo, i nostri comuni, i nostri enti locali, quando hanno avuto bisogno di avere contatti, di avere riferimenti per emendamenti, per essere ascoltati, per legiferare, per avere una contrattualità importante sulle infrastrutture, sul caro pedaggi, sul piano sanitario nazionale, hanno dovuto fare ricorso a amici, colleghi, riferimenti che magari per motivi personali avevano un protagonismo a Roma e avevano contatti importanti col governo. Quello che il sottoscritto si candida a fare è essere ufficiale di collegamento tra la Regione Abruzzo e Roma, il livello governativo, quindi una sorta di spola che possa andare a Roma a fare proposte, fare emendamenti, legiferare, fare da sprone, fare da pungolo a tutta una serie di situazioni che possono riguardare l'intera Regione Abruzzo, tanto l'entroterra quanto la Regione costiera, proprio perché oggi
1.300.000 abitanti possono essere un'intera famiglia da rappresentare. Io credo che di questo ci sia bisogno oggi, nella misura in cui l'Abruzzo può fare il salto di qualità e diventare protagonista di un'area centrale della nostra nazione, un po' un crocevia di collegamenti. Anche il vedere l'Abruzzo, infatti il nostro tipo di candidatura è un po' quello di sindaci d'Abruzzo, ci dà la possibilità di concepire l'Abruzzo come un'unica regione, un'unica famiglia, da trattare alla stessa maniera, come il buon padre di famiglia, da stare attenti a quali sono i figli meno fortunati in quel momento, nelle varie contingenze, nelle varie vocazioni specifiche, e cercare di dare le stesse possibilità, le stesse opportunità, sia lavorative che di mobilità, che di trasporto, che di sanità, a tutto il territorio. Probabilmente è anche questo quello che si aspettano i nostri concittadini, e per questo probabilmente ci daranno fiducia e chiederanno a noi di rappresentare le criticità di tutto un territorio. Questa è la mission che ci siamo dati. Grazie Liris. Massimo Carugno, che è l'unico altro candidato di una coalizione di liste, quella del centro-sinistra, alla luce anche del fatto che c'è una riduzione del numero dei parlamentari, avvertite insomma, anche in questo carico della candidatura il tema di rappresentare, come nel vostro caso, addirittura un'intera regione in Parlamento. Con quali prospettive e con quali tematiche da porre l'attenzione alla politica nazionale che riguardano questo territorio? Assolutamente sì. Io innanzitutto saluto le telespettatrici e i telespettatori. Buonasera a tutti. Direttore, la ringrazio per l'ospitalità che ci sta concedendo, un in bocca al lupo a tutti i colleghi candidati. Assolutamente sì, noi saremo eletti e dovremo andare in Parlamento, ma indubbiamente ci portiamo dietro l'eredità di un territorio che è la nostra regione e alla quale non possiamo certo affidare trascuratezza e neanche dimenticarla. C'è un tema che è particolarmente caro al centro-sinistra e a me, in quanto esponente del Partito Socialista, che in virtù dell'alleanza con il Partito Democratico sono stato indicato per rappresentare il collegio al Senato, ed è il tema delle aree interne. L'Abruzzo ha delle peculiarità molto, molto importanti sotto il profilo dello splendore, perché ha una montagna e un mare che sono a pochissima distanza. Non abbiamo il mare più bello del mondo, neanche la montagna più bella del mondo, ma abbiamo qualcosa che nel resto del mondo è raro trovare: il fatto che dalle vette di 2.000 metri o 3.000 metri sino alle spiagge più assolate dell'Abruzzo ci si arriva in pochissimi minuti, in pochissimo tempo di macchina, viaggi molto brevi di macchina. Ma abbiamo anche un'altra particolarità: l'Abruzzo è una miriade di campanili all'ombra dei quali si annidano delle culture, delle storie, delle tradizioni, dei riti, delle sacre, dei misteri, delle fiabe, delle leggende. E ognuno di questi campanili è un piccolo scrigno culturale, rappresenta la collezione delle gemme dei tesori abruzzesi. Questi territori sono al contempo un'eccellenza della nostra regione, ma sono al contempo i territori, le comunità che vengono più bistrattate, vengono più tiranneggiate, perché quotidianamente perdono presidi, quotidianamente perdono scuole, perdono posti, presidi sanitari, guardie mediche, perdono trasporti, non viene fatta la manutenzione delle strade, non vengono ammodernate. Sono territori che giorno dopo giorno perdono gli strumenti per condurre una vita dignitosa e una vita umana. Noi siamo abituati culturalmente a pensare che le debolezze si annidino o fra le differenze salariali o fra le differenze sociali, è quello che ha caratterizzato gli anni 70 e poi gli anni successivi. Però oggi si può dire che ci sono anche delle differenze geografiche che comportano delle debolezze, perché fare il commerciante, il ristoratore, il professionista, il geometra, l'avvocato, il commercialista in un piccolo centro non vuol dire, non è la stessa cosa che farli in un grande centro o addirittura non è la stessa cosa che farli in una grande metropoli. Sono delle debolezze che sono molto pesanti e che a mio avviso devono essere colmate. Tra le altre cose bisogna riflettere... Rapidamente però, perché siamo... Ha suonato? Sì, sì. Ah, scusate, allora chiudo. Una sola osservazione. Bisogna osservare che nei comuni al di sotto dei 25.000 abitanti
abitano 750.000 abruzzesi, quasi 2/3 dell'intera popolazione regionale, che non può essere dimenticata e non può essere abbandonata. Grazie, grazie. Giuliante, lei anche da fino a qualche mese fa, Presidente della TUA, ha sperimentato anche i temi delle infrastrutture come cruciali nella lettura dei rapporti con il Governo centrale e questo territorio. Da questo punto di vista, quali sono le partite aperte e quali sono le azioni da intraprendere in Parlamento? La domanda di esordio era che girando nei territori si sono sentiti gli umori degli elettori. Io per la verità ho sentito anche malumori e malodori. Malumori in riferimento per esempio ad una legge che non consente ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Noi qui già sappiamo, e gli facciamo gli auguri, chi sarà il senatore eletto e non abbiamo nessuna possibilità di offrire agli elettori una possibilità di scelta. I malodori fanno invece riferimento al fatto che con una legge che ha già di fatto diminuire il numero dei parlamentari abruzzesi a Roma, c'è stato anche un buon numero di catapultati da fuori regione, per cui si è ristretto ulteriormente la possibilità di scegliere un abruzzese che rappresenti questo territorio. Per quello che riguarda fondamentalmente il problema Abruzzo, che è sicuramente una regione bella, lo diceva Massimo Carugno e via di seguito, se non si pone mano a quella che è la sospensione del sistema vincolistico per l'Abruzzo, noi non potremo fare niente. Non ci sarà sviluppo per le zone interne, non ci sarà sviluppo per quelle che sono le attività economiche. Basta pensare a quello che sostanzialmente noi stiamo vivendo in questo periodo con le problematiche connesse all'energia. Tutto quanto questo naturalmente, che apparentemente può sembrare qualcosa che non incide, in realtà ha un peso specifico enorme. In Italia, diversi anni fa, nella pubblica amministrazione, quando i lavoratori volevano sottolineare il loro dissenso, andavano a lavorare ma proclamavano contestualmente lo sciopero bianco. Lo sciopero bianco è l'applicazione integrale del regolamento che di fatto impedisce alla macchina amministrativa di funzionare. L'Italia e l'Abruzzo sono perennemente in sciopero bianco. Non esiste per esempio la possibilità, al di là delle chiacchiere per quello che riguarda il PNR, che verrà sicuramente richiamato come una grossa opportunità, di mettere a terra i progetti nei comuni delle zone interne, perché non ci sono le strutture atte a far crescere quei progetti. Ci si troverà invischiati, ci si troverà bloccati, ci saranno i veti delle sovrintendenze che già hanno fatto sentire il loro peso e renderanno difficile qualunque tipo di percorso. Grazie Giuliante, però è uno spunto interessante per l'intervento di Isidoro Malandra del Movimento 5 Stelle, perché è vero che si va in Parlamento per far realizzare delle cose nel proprio territorio, ma ci si va anche a volte per evitare che alcune cose vadano a cambiare l'assetto del territorio. Un po', quindi le chiedo un po' di raccogliere anche la provocazione di Giuliante rispetto al tema di un Abruzzo che viene bloccato dai troppi no. Ma mi sembra che questo sia un argomento piuttosto discutibile. Noi abbiamo visto che con la vicenda di Ombrina Mare, e cioè dello sfruttamento di giacimenti minerari immediatamente a largo della costa di San Vito, della costa dei Trabocchi, c'è stata una mobilitazione della popolazione abruzzese che ha di fatto impedito che si realizzasse, che ci fosse, che si autorizzasse lo sfruttamento di quel giacimento, perché è vero che c'è bisogno di gas, ma c'è bisogno anche di tutelare le coste, l'agricoltura, il turismo abruzzese, che è una risorsa molto più importante di quella energetica. Per la risorsa energetica ci sono ampie possibilità di sviluppo delle energie alternative, soprattutto in Abruzzo. Vediamo che ci sono pale eoliche ormai dappertutto e nessuno si è opposto alla installazione appunto di queste strutture alternative. Piuttosto c'è bisogno
di interventi strutturali, ad esempio sull'acqua, sulla gestione dell'acqua. In Abruzzo periodicamente, ma in alcune zone in tutto l'anno, si vive una crisi idrica. Sappiamo che le condutture idriche abruzzesi sono le peggiori, si trovano nelle condizioni peggiori rispetto a tutto il territorio italiano. Quindi non è possibile intervenire per i singoli enti di gestione, altrimenti le spese per la riparazione e per il rinnovamento delle reti andrebbe a pesare ancora di più sulle bollette, sulle tariffe a carico dei cittadini. C'è bisogno di un grande investimento fatto a livello centrale, e questo dovrebbe essere uno dei temi fondamentali. L'acqua pubblica, il risparmio della risorsa idrica e la fornitura del servizio a tanti cittadini abruzzesi che oggi sono penalizzati. Altra questione che dico, alla quale accenno brevemente, a mio avviso c'è una forte emergenza che riguarda le politiche industriali, in particolare nella Val di Sangro, magari affronterò poi in seguito la questione. C'è il grosso problema dell'efficienza dello sviluppo e delle prospettive della Sevel, e certo, questa è una questione da affrontare a mio avviso. Chissà se è una proprio delle priorità di Unione Popolare. Raffaele D'Agata, quali sono le vostre priorità che riguardano l'Abruzzo, che volete portare in Parlamento? Priorità significa dire innanzitutto: primo, non nuocere. E la prima cosa per non nuocere, che è essenziale e preliminare, vorrei dire io, che amo l'Abruzzo, tanto è vero che ci vivo stabilmente da molti anni per mia precisa scelta, e fermare il progetto scellerato della cosiddetta autonomia regionale differenziata. Perché fermare questo progetto è assolutamente essenziale, perché l'essenza di questo progetto, trattandosi di una secessione fiscale delle regioni ricche sostanzialmente, significa spezzare in due l'Italia e rompere quella solidarietà nazionale e aiuto reciproco che permette di intervenire sulle grandi emergenze. E nell'Abruzzo c'è qualcosa di grande emergenza. Serve la solidarietà nazionale per quanto riguarda la gestione delle entrate, l'intervento della mano pubblica, per quanto riguarda le crisi industriali sulla costa e i rischi di delocalizzazione che incombono sempre a questo proposito. Tra l'altro noi siamo l'unica forza che abbia depositato un progetto di legge, con parlamentari che avevamo con una delle nostre forze presenti in Parlamento, che ci compongono, contro, per fermare le decolonizzazioni speculative, quelle fatte non per crisi ma soltanto per avidità e per guadagnare di più dove si possa sfruttare meglio. Siamo inoltre, è assolutamente, c'è un'emergenza, è stata già ricordata dal collega del Movimento 5 Stelle, l'emergenza idrogeologica e soprattutto idrica, e a questo proposito si tratta anche ci sono problemi di grossi investimenti, anche questi con l'autonomia regionale differenziata non si possono fare, che riguardano la rete idrica e anche l'attuazione dopo anni del referendum sull'acqua pubblica, che tra l'altro è stato attuato in una sola città, a Napoli, dove appunto era sindaco il nostro portavoce, cioè Luigi De Magistris. Inoltre c'è l'enorme problema delle aree interne, quello che al limite conosco di più perché è lì che ci abito, ed è il problema appunto di ripopolare le aree interne. Ripopolare le aree interne significa ricostruire in modo moderno e in modo non più con residui di feudalesimo come era soltanto alcuni decenni fa, un'economia che era un'economia che era di presidio dell'ambiente, presidio del territorio, no? E soltanto anche con grandi progetti di carattere nazionale possono essere recuperati. Non so quanti minuti è ancora, ma io minuti volevo no, anche qualche dire, secondo ancora per chiudere qualche secondo, allora tornerò su questo adesso, in seguito. Bene, perché è finito il tempo, sì, in questo istante. Allora andiamo avanti con grazie intanto Laura Leone, Alternativa per l'Italia, è un soggetto che fa riferimento soprattutto a Maria Di Nolfi, che però anche su scala territoriale pone le sue tematiche, in particolare credo il tema della famiglia e della salute.
Prego. Sì, salve, buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità. E come ha detto lei, direttore, sicuramente noi poniamo al centro di tutta la nostra politica la famiglia. La famiglia, il sostegno alla famiglia come punto di partenza per risollevare le sorti del nostro paese, in modo particolare le sorti dell'Abruzzo. L'Abruzzo vede una natalità sicuramente ai minimi storici e quindi nostra prerogativa è proprio quella di supportare la natalità con quello che è per noi il nostro cavallo di battaglia, che è appunto il reddito di maternità. Con il reddito di maternità vogliamo supportare tutte quelle giovani coppie, tutte quelle famiglie che hanno la volontà appunto di mettere radici e di far nascere i propri figli ed avere allo stesso tempo la possibilità di poter fare questo. Quindi noi sicuramente porteremo al vaglio del voto, diciamo, del Senato, della Camera dei Deputati, sicuramente quello che è il reddito appunto di maternità a sostegno delle famiglie, perché ogni donna deve avere il diritto, se vuole avere dei figli, appunto di poterli vivere, crescere ed educare secondo i propri valori, avendo il sostegno da parte dello Stato con un assegno di 1.000 euro al mese. Questa è la nostra proposta. Questi fondi sicuramente qualcuno può obiettare dicendo che non c'è la possibilità. I fondi in realtà sono assolutamente reperibili, perché noi ci auspichiamo anche, anzi sarà nostra prerogativa, una volta eletti, togliere le sanzioni alla Russia che ci stanno portando alla deriva. E togliendo le sanzioni alla Russia ovviamente poi si farà anche tutta una guerra, una lotta alle speculazioni che gravitano intorno alla situazione del caro bollette. E per quanto riguarda il caro bollette, io mi faccio anche portavoce del mio territorio, in cui ci sono tantissime piccole e piccolissime imprese che ovviamente stanno subendo grandissimi danni da questi rincari. A sostegno, diciamo, delle famiglie e delle piccole e piccolissime imprese, assolutamente noi voteremo per togliere le sanzioni alla Russia. Bene, grazie. Gianluca Baldini, Italia Sovrana e Popolare, che è una lista ma è anche una mini coalizione presente in questa lista. Quali sono le tematiche legate al territorio che lei, se dovesse essere eletto senatore, porterà a Palazzo Madama per l'Abruzzo? Buonasera direttore, grazie ancora per l'ospitalità. Lei ha parlato all'inizio delle problematiche abruzzesi e io non posso non pensare a quello che reputo sia il problema centrale, o quantomeno uno delle prime cose, delle prime problematiche che affliggono la nostra regione. In Italia ogni anno sono costretti ad emigrare 300.000 italiani. Di questi, diciamo, la maggior parte giovani, e la nostra regione è una di quelle che subisce con maggiore vigore questa emorragia di giovani forze. Non solo, allo stesso tempo ogni anno decine di grandi imprese, centinaia di piccole e medie imprese delocalizzano in altri lidi. Ora, io vorrei precisare questo, essendo, diciamo, un argomento importante che afferisce anche al diciamo, primo punto del nostro programma, quello del recesso dall'Unione Europea. Perché noi diciamo sempre che vogliamo recedere dall'Unione Europea? Perché questa emorragia di forza lavoro, di giovani che devono emigrare e di grandi aziende non è un accidente. È possibile in quanto esiste l'Unione Europea, ma soprattutto è promossa dall'Unione Europea. Se un telespettatore masochista si volesse flagellare nel mettersi a leggere l'atto unico dell'86, il trattato di Maastricht del 92, il trattato di Lisbona del 2007, si parla di necessità di favorire la mobilità dei fattori produttivi. Ora, dovete sapere che i fattori produttivi siamo noi, siamo le persone, cioè nei trattati europei non si parla di persone, ma i fattori produttivi sono le persone e i capitali. La mobilità dei capitali è stata finalizzata a consentire ai grandi gruppi industriali privati di poter delocalizzare dove volevano in qualunque momento, perché prima di questi trattati in Italia era vietato esportare capitali, era vietato delocalizzare un'azienda, se non con un'autorizzazione ministeriale. Quindi nell'Unione Europea si promuove questa delocalizzazione. Non solo, dopo che ho promosso la delocalizzazione devo promuovere anche la mobilità
dell'altro fattore produttivo, quello del lavoro. Se le persone si ritrovano senza lavoro perché ha chiuso l'impresa sotto casa, io gli dico, beh, adesso te ne vai in Polonia. Quello che sta accadendo ad alcuni operai dell'azienda che gravitano intorno alla Sevel, che stanno delocalizzando in Polonia, è quello che gli viene proposto di andare lì a lavorare. Ecco, questo è il sogno europeo, questa è l'Unione Europea. È stata venduta, diciamo, come l'opportunità di far crescere l'economia in Europa, poi guarda caso, da quando è entrato in vigore il Trattato di Maastricht, noi abbiamo avuto una crescita inferiore rispetto a tutto il resto del mondo, proprio nell'Unione Europea, in particolare nell'Eurozona. Quindi io, ecco perché ritenevo di dover fare questa precisazione, perché ritengo che uno dei problemi dell'Italia e dell'Abruzzo sia proprio il fatto che siamo in una prigione dalla quale dobbiamo uscire necessariamente. Grazie. Nino Bruno, della lista Vita, siete un nuovo soggetto politico che si presenta per la prima volta per queste elezioni, ma anche sul territorio siete pronti, mi pare, a confrontarvi sulle tematiche più rilevanti da portare in Parlamento. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e grazie a tutti i partecipanti a questa agorà. Assolutamente sì, noi siamo una forza nuova che non si riconosce, non si è mai riconosciuta in tutte quelle che sono le forze politiche dell'arco parlamentare costituito, diciamo così, e siamo una di quelle forze politiche che ha dovuto fare i salti mortali quest'estate per cercare di raccogliere le firme e per cercare di presentarsi in maniera consona alla legge elettorale, a questa tornata elettorale. Mi rilaccio a quello che dicevano i miei colleghi precedenti e quindi tutte le tematiche che sono state prese in considerazione sono degne di nota e mi rilascio soprattutto a quello che diceva Gianluca, che è tema comune dei nostri programmi, che dobbiamo uscire assolutamente da questa gabbia che ci impone determinate scelte economiche, sociali, che sono assolutamente deleterie per tutto il paese Italia, ma soprattutto per le regioni interne, per quelle un po' meno sviluppate. L'Abruzzo a maggior ragione per queste problematiche ha un'emorragia di tagli che sono stati fatti al tessuto sociale, la socialità non esiste più, quindi una delle azioni forti che bisognerebbe fare, oltre a quella economica, è andare a ricucire il tessuto sociale, e per fare questo bisogna andare a riformare quelle che sono le attività, quelli che sono i supporti al sociale, quindi i presidi sanitari, per esempio, che sono stati falcidiati negli ultimi 30 anni. L'Italia ha avuto 39 miliardi di tagli dettati sempre dall'Europa e dai trattati europei per imporci poi una sanità privata, e noi paghiamo due volte sistematicamente, perché se io sono costretto a pagare la sanità pubblica e poi quando mi danno un appuntamento devo aspettare un anno e mezzo, io pago il pubblico e poi vado a pagare il privato. Questo è un qualcosa che non può esistere, non deve esistere. Siamo stati colti impreparati, tra virgolette, da questa ondata di due anni di coronavirus, che è stata gestita in maniera assolutamente approssimativa e discutibile, però ci siamo arrivati con la sanità italiana e quella abruzzese di conseguenza, che è stata falcidiata. Noi abbiamo un terzo dei posti letto in terapia intensiva di quelle che avevamo 30 anni fa, abbiamo chiuso ospedali, abbiamo chiuso presidi sanitari di territorio, ci stanno paesini sperduti che non hanno nemmeno più il medico di base. Quindi è qualcosa che deve essere completamente invertito come tendenza, e dobbiamo riandare proprio a cercare di ricucire quello che è il tessuto economico e sociale della regione. Per quello che riguarda i trattati europei, sono assolutamente una gabbia, e anche in questo mi riassocio a quello che diceva Gianluca, e dobbiamo uscirne al più presto assolutamente. Grazie, noi ci fermiamo per qualche istante e tra poco torneremo in studio per un nuovo giro di domande e risposte. Linea alla regia. Siamo tornati in studio per parlare del tema che sta agitando soprattutto questa parte conclusiva della campagna elettorale, vale a dire il tema del peso della situazione internazionale sul voto in Italia. Si è arrivati a toni forti, si è arrivati anche a appelli molto, molto duri, come nell'escalation di una campagna elettorale a volte accade, ma stavolta l'idea c'è ovvia, cioè nel senso che il voto in Italia comunque viene visto in maniera molto interessata da tutti i player della scena internazionale, in un momento in cui si sta alzando ancora la tensione. Ecco, chiedo al candidato del centrodestra, Guido Quintino Liris, in particolare se la coalizione, quella anche che ieri
a Roma si è mostrata unita e pronta a governare il Paese e pronta anche a mantenere gli impegni dell'Italia sul fronte internazionale, sia per quanto riguarda le alleanze di difesa strategica, sia per quel che riguarda i rapporti con l'Unione Europea. L'Iris. Sì, dici bene, forse questa è la tematica più delicata da affrontare e che chiede un senso di responsabilità da parte di tutti i partiti dell'arco costituzionale, tutti quelli che saranno protagonisti in Camera, in Senato e poi a livello governativo. Io ho visto un centrodestra molto maturo già nella giornata di ieri, ma in questi mesi c'è una consapevolezza sempre più forte che illumina in questo caso le menti di persone che sanno che non si può sbagliare da questo punto di vista. È importante il ruolo dell'Italia in questa Europa. Parlo del sottoscritto da ragazzi e ci sono testimoni anche in questa stanza, parlavamo di Europa dei popoli anziché di Europa delle banche. Oggi probabilmente c'è da studiare e da capire con forza quale sarà il ruolo dell'Italia nella nuova Europa. Nella nuova Europa, perché dopo questa guerra, dopo le conseguenze, le sanzioni a cui si faceva anche riferimento prima, successive, conseguenti alla guerra e non solo alla guerra, viviamo in un delicato momento. La crisi energetica, il caro bollette è una delle epifanie, delle manifestazioni più importanti di questo frangente e della particolarità di questo momento, motivo per il quale l'Italia è ben consapevole di dover stare nell'Occidente, nell'Europa, essere atlantista, sapere quali sono le condizioni con cui deve trattare con i partner europei. Di certo si deve capire quale sarà il ruolo futuro, perché se le conseguenze delle sanzioni a cui si faceva riferimento vengono pagate in maggior parte dalla nazione Italia, dalla patria Italia, certamente questo è uno di quei motivi che devono vedere un governo forte. Ecco l'auspicio per cui io auspico la vittoria di un centrodestra in maniera larga per avere maggioranze chiare e forti in Camera e Senato. Lo dico non soltanto in termini utilitaristici, cinici, politici, ma perché soltanto con governi forti poi si possono prendere decisioni forti e avere un'investitura, una legittimità per andare a battere i pugni e non essere succubi dei partner europei. È il ruolo che stiamo vivendo da protagonisti in questo momento. Io ho verificato come anche i partiti del centrodestra che stavano in maggioranza, che stavano nel governo fino a qualche settimana fa, rispetto anche alle posizioni di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, che non è mai entrata nel governo ma ha sempre messo e anteposto l'interesse collettivo all'interesse partitico, stiano delineando una strada che è quella di una fedeltà all'Occidente, ma una fedeltà che non deve essere dogmatica e acritica, ma deve essere condizionata rispetto agli interessi dei cittadini italiani. Carugno, lei è rassicurato da questi annunci che arrivano dal centrodestra rispetto all'abbandonare tentazioni diverse rispetto a quelle dell'Europa in particolare? Se dovessi parlare l'italiano le direi che vorrei essere rassicurato, ma la storia recente mi mette qualche ombra, mi mette sulla difensiva, perché il problema delle nostre elezioni è che non sono soltanto sotto l'attenzione degli altri stati europei e dell'Europa intesa come comunità politica, ma credo che siano soprattutto sotto l'attenzione della Russia e di Putin. Non è un caso che a un certo punto con l'effetto domino siano cadute le teste dei capi di governo delle nazioni che più erano impegnate nel sostenere l'Ucraina e nel cercare di ammonire in tutti i modi possibili e immaginabili la Russia di smettere la sua aggressione nei confronti del popolo ucraino. Parlo di Boris Johnson in Inghilterra, che è stato il primo a cadere, e poi è caduto Draghi in Italia. E certo bisognerebbe capire, io sono contento che l'assessore Liris, il futuro senatore, probabilmente ci venga a dire queste cose, però io vorrei capire nei mesi scorsi quali erano i legami di amicizia con Putin
dei leader del centrodestra, di Salvini, della Meloni, vorrei capire quali sono i legami con l'Ungheria, con Orban, e vorrei capire questo atlantismo dell'ultima ora se è sincero o meno, visto che fino a qualche tempo fa si parlava di sovranismo, visto che un anno fa, quando bisognava votare il Recovery Fund e c'era stata la resistenza, l'opposizione ferma, decisa, sia della Meloni che di Salvini, che poi tra le altre cose avevano votato in precedenza quando facevano parte del governo Berlusconi, con il quale avevano poi, erano state gettate le basi per creare questo grande fondo che poi si è trasformato in PNRR. L'atlantismo e l'europeismo è un sentimento, non è un atteggiamento, e quindi in quanto tale sicuramente è un sentimento che appartiene al popolo del centrosinistra per la storia e per la sua posizione, la sua collocazione decisa nell'Europa atlantica e nell'Europa occidentale. E diversamente non sembra un sentimento, ma sembra un atteggiamento elettorale nel momento in cui sento dire le stesse cose dal centrodestra e soprattutto da altre cose in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Mi sfugge e mi rende diffidente appoggiare da parte della Meloni una certa parte politica spagnola e poi venire a parlare di europeismo in Italia. Bene, Giuliante, Azione Italia Viva ha impostato la sua campagna elettorale soprattutto sulla cosiddetta agenda Draghi, ma c'è stata anche un'indisponibilità da parte di Draghi a ricoprire futuri incarichi nel paese, nella politica in generale, ma io le chiedo, lei teme che il ruolo internazionale costruito da Draghi del paese sia a rischio in questa giornata elettorale di domenica? Ma no, il ruolo di Draghi in quanto tale... Ma il ruolo dell'Italia? Sì, sì, certo, di Draghi in quanto tale, ma soprattutto come espressione italiana ha avuto anche recentemente riscontri, perché prescinde un po' da tutto quanto quello che è un sistema che soprattutto in questa fase elettorale va a sottolineare sfumature e sbavature che sono le più difficili da interpretare. Mi veniva in mente che quando Massimo Carugno citava alcuni leader che hanno avuto rapporto con Putin, che oggi proprio sui giornali l'ambasciata sovietica russa butta un boccone avvelenato pubblicando le foto dei bei ricordi, e in quei ricordi c'erano Letta e c'erano un po' tutti quanti le persone che per ruolo hanno dovuto avere rapporti con la Russia. Quello che però credo sia importante, perché noi siamo qua come rappresentanti di un territorio, è in qualche misura misurare il riflesso di quelle che è stata l'ipotesi della guerra, che si pensava potesse essere, diciamo così, forse più veloce, mentre comincia ad imboccare un percorso che la vede protrarsi nel tempo, avrà nelle, con le conseguenze economiche per l'Italia e quindi per l'Abruzzo. A cominciare dalla crisi energetica di cui si è fatto riferimento, con quello che in qualche misura diventerà fra poco, e lo dico purtroppo avendo già percezione di questo dato, rischia di far diventare quella che vivremo in Italia e in Abruzzo una sorta di economia di guerra. Qualche giorno fa stavo in un ristorante dove avevo chiesto quali erano i giorni di chiusura e il titolare mi ha detto: conviene che mi chiami perché stiamo valutando di aumentare il numero di giorni che chiuderemo, perché man mano che la stagione diventa più fredda probabilmente non ce la faremo con il riscaldamento, perché già le bollette che arrivano sono 3-4 volte superiori rispetto al passato. E questo si aggancia in qualche misura, perché o si ha una visione rispetto allo sviluppo di un territorio, oppure il rischio diventa in qualche misura di parlarsi addosso. Facevo riferimento a quella che è l'opinione che qui in modo emblematico ha espresso il nostro amico dei 5 Stelle, laddove dice che c'è stata una battaglia per non fare introspezioni sul mare di fronte a Fossa Cesia. Poi qual è stato il risultato? È stato che l'Italia e l'Abruzzo è stata condannato a 200 milioni di risarcimento rispetto ai soggetti che si sono bloccati, è ritornata dall'America
la Dorsogna si è fatto un giro e ci ha lasciato 200 milioni di debito, e per capire cosa sono 200 milioni di risarcimento che noi dovremmo andare, faccio riferimento a De Caro, che è il presidente dei comuni italiani, che ha chiesto per superare l'autunno allo Stato 300 milioni per fare in modo che le attività dei comuni possano continuare ad essere svolte in servizio dei cittadini. Grazie, grazie, grazie. Malandra, Movimento 5 Stelle, se va in maggioranza, se va al governo del Paese, come si comporta rispetto alle sanzioni nei confronti della Russia e agli impegni militari dell'alleanza della NATO? Meglio dirlo prima dell'elezione. Sì, guardi, ieri il Sole 24 Ore ha pubblicato l'elenco dei siti italiani in cui ci sono bombe nucleari di proprietà statunitense, sono 200 in Italia. Siamo in piena escalation militare e il rischio che viene paventato in questi ultimi giorni è quello di un uso del nucleare da parte di Putin e da parte della Russia. Noi siamo in prima linea nel caso ci fosse un conflitto nucleare. Questo è il risultato delle scelte fatte di sostegno acritico alla linea statunitense, alla linea della NATO rispetto al conflitto ucraino. Le fibrillazioni all'interno del governo Draghi sono iniziate, almeno rispetto alla posizione del Movimento 5 Stelle, quando Conte e il Movimento 5 Stelle hanno posto il veto al riarmo italiano, e cioè alla spesa di 15 miliardi di euro per acquistare armi, molte delle quali da mandare in Ucraina. 15 miliardi da spendere in piena crisi economica, in piena crisi energetica. Da lì sono iniziate le fibrillazioni, non ci siamo opposti alle sanzioni, ma sappiamo per esperienza che anche in precedenti occasioni, per esempio nel 2014, quando c'è stata la crisi della Crimea, quindi l'invasione della Russia in Crimea, ci furono delle sanzioni che l'Italia adottò, ma questo non impedì all'Italia di svolgere un ruolo di mediazione, un ruolo diplomatico che ha sempre avuto. Quindi la posizione del Movimento 5 Stelle è abbastanza chiara: contrastare l'invasione russa, ma nello stesso tempo mettere in campo tutte le risorse anche a livello europeo per arrivare ad una pace in tempi brevi. Grazie. Raffaele D'Agata, Unione Popolare, quali sono insomma, le vostre idee, insomma, anche le vostre proposte in merito al tema della guerra che è in corso e che rischia una escalation? Unione Popolare mette in primo luogo e in primo piano l'esigenza prima ed essenziale, cioè quella di operare perché la guerra si fermi, e si fermi adesso. Esattamente con tutti dove stanno, lo dico così. Ci sono state delle linee armistiziali che sono durate per anni. Una alla fine è diventata stabile con il Trattato di Osimo nel 1975, opera di un grande come Aldo Moro. Noi non abbiamo più questo genere di persone per affrontare questo genere di problemi alla giusta altezza. Si fermi adesso così come sono, come dice la saggezza dei semplici, che molto spesso, anzi sempre, è più saggia di quella dei potenti e dei loro sofismi. Dopodiché tutto allora soltanto può ripartire, e può ripartire nel quadro delle Nazioni Unite e dei suoi principi, senza pregiudiziali da nessuna parte, e soprattutto non sulla base di pregiudiziali poste da un blocco militare permanente di alleanza esclusiva e pregiudizialmente ostile, del cui modello un grande democratico che fu presidente degli Stati Uniti parlò come qualcosa da cacciare via dalla storia. Questo grande democratico che fu presidente degli Stati Uniti si chiamava Franklin Delano Roosevelt. La sicurezza non può essere che collettiva e indivisibile, basata su processi radicali di disarmo, innanzitutto nucleare,
Questa è la prospettiva in cui noi ci muoviamo e l'applichiamo intanto affermando innanzitutto questa primaria, semplice esigenza. E su questo punto, a proposito di fedeltà, noi siamo fermi, cioè non esiteremmo di fronte ad atti coraggiosi di rottura. Grazie. Per Alternativa per l'Italia, Laura Leone, quali sono le vie di uscita da questa crisi internazionale? Bene, grazie per la domanda. Sicuramente la nostra posizione è molto chiara. Noi, come ho già accennato prima, siamo per la sospensione immediata delle sanzioni alla Russia e indubbiamente siamo anche per lo stop all'invio di armi in Ucraina. Questo conflitto ci sta devastando economicamente e tutte le forze economiche impiegate per l'invio di armi che saranno nel prossimo futuro, in base a quello che è stato prestabilito dal governo uscente, quasi 40 milioni, e possono, anzi devono sicuramente essere impiegate a sostegno della popolazione italiana. Quindi noi siamo chiarissimi e fermi su questo punto, assolutamente basta l'invio di armi in Ucraina, è un conflitto che, ripeto, economicamente ci sta devastando le nostre imprese, le nostre famiglie e non possiamo più permettere che la strada da percorrere sia questa. E lo stop delle sanzioni permetterebbe inoltre anche di ripristinare quelli che erano i rapporti che avevamo prima con la Russia, passatemi il termine, rapporti diciamo quasi di amicizia, rapporti amichevoli che ci permettevano comunque, per quanto riguarda ad esempio il discorso energetico, di acquistare il gas a 2 euro piuttosto che a 200 euro adesso dall'America, gas liquido dall'America. E a questo punto io mi chiedo agli italiani di farsi due domande. Se lo acquistavamo a 2 euro dalla Russia e adesso a 200 euro dall'America, e, insomma, sicuramente si evincono dei conflitti di interesse. Quindi noi siamo per riportare l'Italia ad avere voce in capitolo in Europa, quindi basta essere totalmente sottomessi ad organismi sovranazionali, quali l'Unione Europea, quali la BCE, l'OMS, il World Economic Forum. Sicuramente l'Italia è in Europa, ma deve ritrovare quello che è il suo ruolo di rilievo, come ha sempre avuto nel corso della storia, perché noi siamo un paese che ha una storia lodevole e dobbiamo continuare ad essere protagonisti e non succubi di questi appunto organismi sovranazionali. A Gianluca Ballini di Italia Sovrana e Popolare, si legge già dal nome della lista, chiedo perché l'Italia si possa rafforzare invece non marginalizzare uscendo dalle alleanze. Direttore, guardi, la nostra posizione in campo diciamo, di politica estera è assimilabile a quella che abbiamo in politica interna, così come diciamo che è necessario recedere dall'Unione Europea per riconquistare la sovranità nazionale e quindi ricominciare a fare per esempio politiche fiscali di piena occupazione per far stare meglio le persone, rinazionalizzare le imprese, diciamo, i monopoli naturali che sono stati privatizzati e hanno prodotto anche i problemi che stiamo vivendo oggi con il gas e con l'energia elettrica. Allo stesso modo riteniamo che sia fondamentale uscire dalla NATO per non essere più il braccio armato del complesso militare industriale degli Stati Uniti che ogni 5 anni decide di fare la guerra al paese di turno e alla quale noi dobbiamo partecipare quando non abbiamo nulla a che vedere con gli interessi degli Stati Uniti. In questo caso noi non solo siamo contrari, cioè siamo per togliere immediatamente le sanzioni alla Russia, eravamo contrari anche a quelle comminate in occasione dell'annessione della Crimea. Noi ci siamo autoinflitti una pugnalata, siamo il paese che ha subito di più dal punto di vista economico queste diciamo,
diciamo, le ritorsioni di queste sanzioni, ma le dirò di più, oggi stanno utilizzando una retorica fallace per la quale Putin ci sta togliendo il gas e quindi lo paghiamo di più, e sappiamo tutti essere una stupidaggine, lo sanno tutti qui, anche i colleghi di centrodestra e centrosinistra, che paghiamo il gas di più perché è prezzato la borsa di Amsterdam e quindi è una conseguenza della liberalizzazione del mercato dell'energia e del gas, che è stata fatta dai governi di centrodestra e centrosinistra. Fra l'altro quei decreti portano nome e cognome, il decreto Letta del 2000 e il decreto Bersani del 2007. Ora, o stiamo parlando di casi incredibili di omonimia, Enrico Letta sarà magari un altro Enrico Letta, ma è stato lui a liberalizzare il mercato dell'energia. Sono stati i governi di centrosinistra e di centrodestra ad operare le liberalizzazioni e le privatizzazioni, sempre richieste dall'Unione Europea, con la promessa che sarebbe costato tutto di meno, che sarebbe stato un vantaggio per la popolazione e per i cittadini, quando in realtà poi ci è ritornato tutto contro. Oggi, se noi avessimo l'Enel veramente nazionalizzata, non con la golden share che poi non vuole esercitare, veramente di Stato, allora potremmo utilizzare, o l'Eni, potremmo utilizzare quelli che sono i loro, diciamo, surplus, quelli che sono i guadagni, gli extra profitti che stanno facendo per calmierare le bollette. Oggi non lo possiamo fare perché quei soldi devono andare come dividendi agli azionisti, perché quando sei sul mercato dei capitali devi remunerare il capitale privato. Quindi questa idiozia per la quale i monopoli pubblici di beni e servizi essenziali sarebbero andati meglio in mano ai privati, perché i privati sono dei benefattori che regalano i soldi alla gente, è una barzelletta raccontata dal partito unico che io dico ingloba centrodestra, centrosinistra, e purtroppo negli ultimi due anni, devo dire al collega, anche 5 Stelle, che si sono, diciamo, prostrati a questa volontà, ed è un partito che porta avanti un programma che sta su dei binari fissi, perché qualche giorno fa il signor Cacciari, il professor Cacciari, ha detto proprio che non è preoccupato da chi vincerà le elezioni. Tanto anche se dovesse vincere la Meloni, che cosa può fare? Stiamo su dei binari, o esci dall'Europa o accetti quello che devi fare. Nino Bruno, lista vita, anche per voi è indispensabile per l'Italia rivedere tutte le sue alleanze internazionali? Assolutamente sì, è essenziale e fondamentale. Faccio due citazioni, una di Bettino Craxi, che disse che quando saremmo entrati in Europa, insomma, il passaggio per entrare in Europa sarebbe stato per noi un limbo nella migliore delle ipotesi e un inferno nella peggiore, e noi stiamo vedendo esattamente quello che è successo. E un'altra di Indro Montanelli, che diceva che quando si sarebbe fatta l'Europa, i francesi ci sarebbero entrati da francesi, i tedeschi da tedeschi e gli italiani da europei. È esattamente quello che stiamo facendo. Noi stiamo semplicemente eseguendo degli ordini che sono impartiti da altre parti per interessi che non sono assolutamente i nostri e che vanno completamente al contrario rispetto a quelle che sono le prerogative che un paese dovrebbe mettere in atto per far stare bene il suo popolo. Come diceva Gianluca, abbiamo i programmi che sono praticamente quasi sovrapponibili. La borsa di Amsterdam è l'esempio eclatante. L'Europa ci impone di gestire il prezzo delle energie direttamente da una borsa esterna per delle aziende che sono quotate in borsa, e noi adesso siamo sottoposti ad un caro prezzi che non è direttamente legato al prezzo della materia prima, ma è legato semplicemente a speculazioni in borsa. Noi dobbiamo svincolarci da tutto questo, dobbiamo cercare di andare a quello che era l'Italia negli anni 80. Noi siamo stati la quarta potenza economica mondiale, siamo stati il paese con l'80% delle case di proprietà, una cosa unica al mondo, il primo paese per risparmio privato al mondo, abbiamo la seconda riserva aurea del mondo, siamo sempre stati quello che gli altri hanno sempre guardato e volevano essere, e questo è un qualcosa che agli occhi degli speculatori non poteva andare, quindi hanno deciso di smantellarci un pezzetto alla volta, hanno cominciato con le privatizzazioni e con l'agenda che fu fatta nel Britannia nel 92, che guarda caso vedeva uno dei partecipanti in quella agorà dentro il panfilo della regina Elisabetta ormeggiato sulle coste del Tirreno, c'era un certo Mario Draghi che allora era il segretario del Tesoro italiano. Da lì si è partito con le privatizzazioni del centro-sinistra, principalmente era fatto, ma sono stati tutti quanti più o meno d'accordo, quindi Prodi, D'Alema, eccetera, hanno privatizzato tutto quello che era pubblico, perché pubblico non va bene, privato va meglio. Adesso vi rendete conto che forse stiamo un po' peggio rispetto a prima? L'ho detto prima, adesso paghiamo la sanità pubblica perché siamo obbligati e siamo costretti a pagare la sanità privata. Io credo che questo non è un paese che possa continuare su questa rotta, stiamo andando verso l'autodistruzione per interessi di qualcun altro. Le sanzioni che stiamo facendo alla Russia sono semplicemente un diktat dettato da una politica atlantica che va assolutamente contro gli interessi del paese Italia. Quindi dobbiamo uscire. Grazie, grazie. Noi ci fermiamo per qualche istante, è l'ultima interruzione, tra poco torneremo in studio per gli appelli finali.
Allora, siamo tornati in studio, manca davvero poco alla conclusione di questa campagna elettorale, dalla mezzanotte stop ai comizi, giornata cosiddetta di riflessione. Ci sarà molto da riflettere, ancora poco tempo per convincere. Non abbiamo a disposizione i sondaggi perché ormai da 2 settimane non sono più pubblicabili, però insomma, gli ultimi parlavano di un 40% di persone non disposte ad andare persino a votare. Ecco, come fare per convincere, come spiegare che il voto è un voto utile per il Paese, come dicono molti candidati, soprattutto come dare una via d'uscita alla preoccupazione, e sto usando un termine leggero, delle famiglie e delle imprese rispetto a questo autunno e al prossimo inverno. Guido Liris. Astenersi dal voto significa rinunciare a scegliere il proprio destino, a condizionare il proprio destino. Abbiamo assistito a dei governi che sono stati un po' un insieme di pensieri anche di origine, di valori e di tradizioni differenti. Oggi abbiamo un'opportunità, quella di fare chiarezza nel panorama nazionale e di conseguenza del ruolo dell'Italia a livello internazionale, con una scelta chiara, con una scelta ben distinta e con la possibilità di eleggere un governo forte. Che ci sia maggioranza di centrodestra nel Paese lo si tocca con mano, lo si percepisce, lo si odora nei supermercati, nelle piazze, nei bar. Che questa maggioranza sia una buona maggioranza lo si è capito anche ieri, perché in piazza si è dimostrato maturità. Oggi c'è da fare un salto in più, c'è da far capire ai cittadini che la chiarezza la si fa soltanto se i numeri poi consentono di governare, e quando dico di governare di conseguenza è prendere anche delle decisioni forti, decisioni importanti. I momenti delicati della storia richiedono decisioni responsabili e forti, all'altezza dei momenti storici che stiamo vivendo. Ecco perché un governo forte con larga maggioranza, e in questo caso di centrodestra, quello che auspico, può fare la differenza proprio rispetto alle tematiche difficili che dovremo affrontare tutti quanti insieme e che condizioneranno la vita di tutti quanti noi, perché il caro energia è una dinamica, è una particolarità, una criticità che stanno già pagando i cittadini, le famiglie, le aziende, anche le più solide. Tra 2 mesi, 3 mesi, se non si interviene in maniera importante, il paziente è morto. Ecco perché ben vengano le decisioni prese anche in maniera forte antipopolare o impopolare, perché i momenti forti o i momenti delicati richiedono appunto delle decisioni importanti, decisioni che possono anche sembrare impopolari. Giorgia Meloni può essere Presidente del Consiglio, ecco perché quello che auspico è nella maggioranza di centrodestra, che è già maggioranza, una maggioranza relativa abbondantemente sopra il 30% da parte del partito di Fratelli d'Italia, perché quella maggioranza potrà garantire la governabilità, la possibilità di prendere delle scelte importanti, la possibilità di andare a ricoprire dei ministeri chiave che potranno essere la fortuna del nostro popolo, dei nostri valori, ma soprattutto del nostro Abruzzo. Ecco, la lettura di questo risultato elettorale, Massimo Carugno, sarà determinata anche e soprattutto dall'esito del voto nei collegi uninominali, quelli che possono in qualche modo decidere anche una maggioranza in grado di dare delle riforme costituzionali a questo Paese. Questo è un po' il tema su cui anche il centrosinistra sta battendo molto nel parlare di voto utile in queste ultime ore di campagna elettorale. Qual è lo scenario a suo avviso? Se le riforme costituzionali si intendono quelle che sono state annunciate all'inizio di questa campagna elettorale, prima da Berlusconi e poi sostenute dalla Meloni, e cioè quella di creare in Italia una sorta di presidenzialismo, adesso loro non hanno ben capito bene se vogliono il presidenzialismo totale o quello alla francese, è una scelta che per quanto mi riguarda non può essere accolta, e quindi la speranza è che non ci siano maggioranze da nessuna parte che siano in grado di stravolgere la Costituzione così come si è annunciato. Io dico una cosa, l'Italia pare governata dai sondaggi,
Non so fino a che punto i sondaggi fatti ad agosto, quando la gente era al mare sotto l'ombrellone, possano essere realmente attendibili, e tra le altre cose la storia di questo Paese ci insegna che spesso e volentieri i sondaggi, soprattutto quelli fatti un mese prima delle elezioni, poi sono stati stravolti dai risultati. La partita è tutta aperta, è tutta da giocare fra noi e il centrodestra, è una partita che deve essere giocata fino in fondo e deve essere giocata in nome proprio della stabilità. Stiamo attraversando un momento molto difficile e sarà ancora più difficile in autunno per la carestia energetica, perché bisognerà continuare a dare corso al PNRR e cercare di dare fiato, sollievo agli italiani, alle imprese, al lavoro, e questo può essere fatto soltanto con forze che hanno un chiaro e ben preciso concetto del funzionamento delle istituzioni democratiche, così come sono nate nella nostra Costituzione. Quindi io faccio un appello agli italiani perché votino per il centrosinistra, perché la partita è aperta e può essere giocata e nessuno può dirsi oggi senatore, e chi potrà decidere chi sarà il vero senatore saranno gli italiani e soprattutto quel 40% di elettorato che rappresenta il voto d'opinione. Aggiungo un elemento romantico e chiedo un voto per me stesso. Io sono candidato in quota socialista, la lista è composta da una coalizione fra Partito Democratico, Demos, Articolo 1 e Partito Socialista, e quindi mi rivolgo adesso direttamente al popolo abruzzese chiedendo un voto, perché finalmente dopo tanti anni l'Abruzzo potrà avere un socialista in Parlamento. Grazie Carugno. Invece la previsione l'ha già fatta Giulianto nel suo precedente intervento, ma se appunto si è già deciso chi è il senatore, se lo scontro è tra centrodestra e centrosinistra, qual è il voto utile ad Azione Italia Viva secondo lei per determinare quale scenario soprattutto nel nuovo Parlamento? Guarda, riflettevo qualche tempo fa che l'epopea dei 5 Stelle nasce da un baffa. In questo momento probabilmente è necessario fare un passaggio ulteriore. Noi diciamo va e fa, nel senso che con il voto cerca di rompere quella precostituzione di cui parlavo, quella possibilità di leggere a monte di chi sarà eletto, scombinando, rompendo il giocattolo a chi in qualche misura si è attivato perché questo avesse dei risultati preordinati. Le dinamiche cambiano e cambiano con una certa velocità, alcuni passaggi che vengono indicati di riprese al sud di alcune forze politiche che all'inizio di questa campagna elettorale avevano previsioni altre, sostanzialmente rimettono più o meno in discussione quello che era una vittoria sopra il 50% da parte della coalizione di centrodestra. Bisogna invece creare le condizioni per le quali, rispetto all'emergenza che stiamo per andare ad affrontare, ci sia chiarezza, ma soprattutto vengano elette persone che vogliono approcciare in modo serio quello che le problematiche di un paese che ha delle sue peculiarità. Io ascoltavo le analisi di alcuni amici che per alcuni versi sono anche intriganti, ma stavano disegnando un po' la Svizzera e non l'Italia. Ricordo a me stesso che durante il Rinascimento l'Italia che ha avuto i Borgia, ma ha avuto anche Leonardo da Vinci e tutto quanto quello che c'era, rispetto alla Svizzera era mostro da un punto di vista del messaggio esterno, ma sostanzialmente geniale. Gli svizzeri nello stesso periodo quello che riuscirono a fare era soltanto l'orologio a cucù. Quindi ogni popolo ha delle sue caratteristiche peculiari e noi le abbiamo. Così come dobbiamo difendere quella che è la presenza dell'Italia in Europa, quelli che sono i principi che non possono vedere l'aggressione altrui comunque giustificata, e dobbiamo anche saper affermare la verità, che è scandalo. Allora, i soldi dati per le armi in Russia sono 240 milioni, 15 miliardi è il totale complessivo del bilancio della difesa, e 240 milioni sono diversi dai 360 milioni che viceversa sono state spese per i banchi a rotelle. Questo è il sistema Italia. Bene, Isidoro Malandra,
Intanto cosa dire agli elettori che non hanno deciso ancora se recarsi alle urne e soprattutto che tipo di situazione un voto al Movimento 5 Stelle innesca nel prossimo Parlamento? Dunque, voi sapete che questo sistema elettorale è stato pensato nel 2017 da Renzi e Rosato per bloccare l'ascesa del Movimento 5 Stelle. Il risultato è stato che anche nei collegi uninominali nel 2018 il Movimento 5 Stelle ha stravinto, nonostante fosse appunto il sistema premiasse le coalizioni. Oggi si dice il centrodestra è favorito perché è formato da una coalizione di più partiti, la partita invece è ancora tutta da giocare. Sapete che il PD ha fatto errori gravissimi nella gestione delle alleanze. Io penso che l'elettorato del PD e del centrosinistra sia molto più saggio dei suoi dirigenti e, come sta succedendo ad esempio in Puglia, si moltiplicano gli appelli al voto in favore del Movimento 5 Stelle, perché se c'è qualcuno, se c'è qualche candidato che può contrastare il candidato del centrodestra anche in Abruzzo è il candidato del Movimento 5 Stelle. Quindi io mi rivolgo innanzitutto agli elettori del Movimento 5 Stelle e anche a quelli delusi, perché in grossa parte del bacino degli astensionisti è formato, sappiamo, anche da elettori del Movimento 5 Stelle che purtroppo non si ritrovano o non si sono ritrovati nelle scelte che il Movimento 5 Stelle ha fatto. Oggi è importante invece, per contrastare appunto un eventuale strapotere del centrodestra che darebbe al centrodestra la possibilità di modificare la Costituzione senza referendum e senza accordi con le altre forze politiche, è importante concentrare il voto sul Movimento 5 Stelle anche in Abruzzo, perché, ripeto, c'è la possibilità di vincere anche nel collegio uninominale. Grazie a Isidoro Malandra. Passiamo a Unione Popolare. Il vostro appello al voto per gli indecisi, per entrare innanzitutto in Parlamento. Dato che si è parlato di sondaggi, forse non si doveva, ma in ogni modo, io colgo l'occasione per togliermi la curiosità e ponendo una domanda seria. Per quale ragione proprio un abruzzese dovrebbe dare il suo sostegno a chi vuole ricacciare sotto l'Abruzzo, giù sotto la nuova linea gotica che taglierebbe in due l'Italia, la famosa autonomia regionale differenziata, e tra l'altro lo fa proprio mentre declama tanto invano il nome della nostra patria? Questa domanda io la pongo e chissà se a questo enigma riuscirò a trovare una risposta. Per il momento non la trovo, ma invito tutti a pensarci almeno un momento. Poi voglio dire questo: che di fronte all'inverno di guerra, di fame e di freddo che si avvicina, Unione Popolare è il più sicuro presidio per chi dovrà affrontarlo da persona povera, sfruttata, precaria. Noi siamo la speranza e il sostegno nelle lotte per sopravvivere, sì, sopravvivere, liberi e umani. In questa sciagura non provocata, ma facilitata, come è stato saggiamente detto, da scelte annose e cieche, fatte in nostro nome, ma da chi ci governa e per di più ci governa essendo governato da altri. Su questo noi ci impegniamo, dico rapidamente soltanto questo, lo ripeto ancora una volta, perché tutto ciò che serve necessità pubblica torni ad essere amministrato e fornito in modo comune, cioè pubblico. Infine, ci impegniamo a difendere con intransigenza il diritto a decidere su queste cose, oggi espropriato da poteri di fatto che non hanno avuto nessuna legittimazione democratica. Includo in ciò anche quelli dell'Unione Europea. E a queste cose noi ci impegniamo, siamo pronti a disubbidire con fermezza da subito, perché non c'è da aspettare i processi formali,
Non siamo per mandare lettere raccomandate di disdetta, loro non aspettano altro. Ma chi ama le frasi ad effetto, magari, non mette così. Il recesso. Queste parole io le lascio, rispetto moltissimo, agli avvocati. No? La politica è un'altra cosa. Noi siamo per mettere al posto dei vincoli che ci impongono questi nuovi vincoli. Non più tanta vita e tanto lavoro quanto serve al denaro, ma al contrario tanto denaro. Non meno, anche se certamente non più, secondo regole sagge, di quanto serva alla vita e al lavoro. Per riaprire questa speranza, per rimettere sulle piedi le cose che adesso stanno sulla testa, adesso c'è Unione Popolare. Grazie. Laura Leone, Alternativa per la Vita, che voi insomma vi candidate intanto ad entrare in Parlamento. Per questo pensate di poter rappresentare per quegli elettori indecisi che non hanno ancora deciso nemmeno se andare a votare? Sì, allora, noi di Alternativa per l'Italia facciamo un appello agli italiani dicendo agli italiani, ai cittadini abruzzesi nello specifico, che il voto utile è quello dato con coscienza. Il voto dato con coscienza è quello degli italiani che non devono assolutamente dimenticare ciò che è stato vissuto negli ultimi 30 mesi. Sul nostro simbolo è ben chiara la scritta No Green Pass, perché noi siamo contro la digitalizzazione dell'individuo, quindi contro il non controllo da parte dello Stato che possa accenderci o spegnerci in maniera arbitraria se ci si piega a quelle che sono le volontà che ci vengono imposte dall'alto. Quindi io invito tutti i cittadini il prossimo 25 settembre a votare Alternativa per l'Italia come voto utile di coscienza dato per riportare l'Italia ad avere un ruolo di sicuro dominio e di prevalenza all'interno dell'Unione Europea. E non dimenticate, italiani ed abruzzesi in questo caso, le code fatte fuori al freddo per comprare al prezzo di 15 euro 2 giorni di libertà. Non dimentichiamo le imposizioni che ci sono state imposte da un governo che non ha avuto opposizione, perché ricordiamoci che i partiti che sono stati al governo fino adesso si sono sempre spalleggiati a scapito della nostra libertà individuale e della libera scelta. Noi siamo un partito che mette al primo posto i valori e la libertà. Quindi faccio appello a questi due aspetti in modo particolare. Votate Alternativa per l'Italia come voto di coscienza, a sostegno del popolo italiano, della famiglia, a sostegno delle nascite e delle piccole e medie imprese e assolutamente a sostegno dell'educazione che sia libera dal pensiero unico. L'educazione dei nostri figli non deve essere limitata al pensiero unico, ma deve essere fatta assolutamente con lo sviluppo di uno spirito critico. Quindi il 25 settembre votate Alternativa per l'Italia. Grazie. Gianluca Baldini, perché invece scegliere Italia Sovrana e Popolare? Direttore, lei come ben sa sono 10 anni che porto avanti questa battaglia individualmente e collettivamente con le persone con le quali mi sono associato nel 2012, con le quali ho fondato un partito nel 2016 e con il quale mi sono presentato alle amministrative nel 2019 e il quale ha costituito questa alleanza in occasione di queste politiche. Quindi per noi si sta già coronando un sogno che è quello di portare in Parlamento le nostre istanze. Nel 2012 parlare di queste cose era eretico quantomeno, venivamo considerati insomma delle persone insomma, quasi poco raccomandabili. Oggi ci stiamo rendendo conto che intorno a noi molti stanno aprendo gli occhi e si stanno rendendo conto del fatto che l'Unione Europea è un mostro da disintegrare, diciamo noi. L'alleanza ci ha portato a condividere altre battaglie condivise con gli altri partiti. Il recesso dalla NATO per affrancarci da quella che è la politica estera americana che si è trasformata praticamente da quella che doveva essere un'alleanza difensiva ad un'alleanza offensiva,
la battaglia anche contro il Green Pass, che condivido anche con i due colleghi qui che sono rimasti. Noi abbiamo criticato fortemente quella che è stata la politica del governo degli ultimi 2 anni, che ha limitato le libertà individuali costituzionali delle persone come se fosse una cosa naturale. Ricordiamoci veramente cosa è stato fatto soffrire alle persone. Se guardiamo altri paesi del mondo, noi siamo un unicum nel mondo, per esempio siamo l'unico paese al mondo ad aver obbligato gli over 50 a vaccinarsi. L'unico paese in cui si era discusso di questo era la Germania, hanno portato il dibattito in Parlamento e 3/4 del Parlamento si è detto non favorevole, quindi noi siamo l'unico paese al mondo ad aver adottato un obbligo vaccinale scriteriato. Qualche settimana fa il ministro della salute danese ha chiesto scusa alla popolazione per aver indotto i genitori a vaccinare i bambini perché il vaccino per i bambini era inutile. Questo dice oggi la scienza, si sapeva probabilmente già da prima, ma insomma è stato fatto un mea culpa. Noi diciamo che in questi 2 anni si è raggiunto l'apice e quindi questa limitazione delle libertà ha portato tante persone ad aprire gli occhi anche su altri argomenti. Noi siamo felici di ciò e quindi in ragione di questo chiediamo un voto per Italia Sovrana e Popolare per dare una rappresentanza parlamentare ad una forza antisistema in un contesto in cui purtroppo chiunque voterete, a parte le forze antisistema, voterete diciamo questo partito unico. Chiudo dicendo che questa notte la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, all'Università di Princeton ha affermato che qualora dovessero andare male le cose in Italia, alle elezioni, si prenderanno dei provvedimenti, sono nelle condizioni di prendere provvedimenti. Praticamente ci stanno già dicendo che verremo commissariati per l'ennesima volta se qualcuno proverà a uscire dai famosi binari che dicevo prima di Cacciari. Quindi è fondamentale per la tenuta della democrazia in Italia far entrare qualcuno che dica qualcosa di diverso dal mainstream che da 10 anni ha indotto il pensiero unico. Grazie. Nino Bruno, Lista Vita, anche voi insomma siete in lotta contro questa soglia di sbarramento, perché è importante avervi in Parlamento? Mi viene quasi da sorridere pensando a tutto il lavoro che abbiamo fatto in anni e anni di piazza, di confronti pubblici e di guardare in faccia le persone che non si sentono rappresentate. Il semplice fatto che c'è il partito più grande in Italia, che è il partito del non voto, dovrebbe accendere un campanello d'allarme sulla tenuta della democrazia. Il non voto significa non essere rappresentati, quindi le forze politiche che sono nell'arco parlamentare dovrebbero fare qualche esame di coscienza per cercare di capire perché queste persone non vanno a votare. E noi siamo semplicemente quella parte di popolazione, almeno una parte della popolazione che si è guardata negli occhi e ha cercato di fare qualcosa per recuperare questo vulnus unico. E quindi abbiamo cominciato a fare un lavoro sul territorio incredibile, non soltanto nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni, quando c'è stata l'escalation di questa psicopandemia cavalcata d'onda per cercare di controllare la popolazione con vessazioni inenarrabili, il Green Pass, vaccinazione obbligatoria, che poi ricordiamoci che non sono vaccini, sono sieri sperimentali di modificazione genetica. Infatti l'OMS ha cambiato anche il termine di definizione di vaccino proprio per renderlo compatibile con quello che stanno facendo. Hanno obbligato le persone alle peggio cose, hanno chiuso le persone, hanno non spiegato alle persone la pluralità della verità. Noi siamo per cercare di riportare un po' di ordine in tutto questo. Mentre ci raccontavano una verità che il virus era incurabile, c'erano dei medici che curavano e sono stati vessati, sono stati redarguiti e sono stati radiati. Noi siamo semplicemente quella parte di popolazione che non si è sentita rappresentata e che vuole riportare la politica all'accezione più bella del termine. La politica è cercare di pianificare il futuro della popolazione, cercare di risolvere i problemi della popolazione, cercare di rendere la vita della popolazione, della propria popolazione, quanto migliore possibile. Stiamo semplicemente facendo quello che la politica attuale non ha mai fatto. Ci siamo riuniti in piccoli partiti, quindi ci sta Vita, ci sta Italia Sovrana e Popolare, ce ne stanno anche altri, perché non ci hanno dato il tempo di fare una coalizione unica. Se fossimo arrivati forse alla scadenza naturale del mandato elettorale, quindi del Parlamento, del 2023, forse saremmo andati come forza unica. Loro hanno cercato di impedirci anche questo, ma questo potrebbe essere anche visto da un altro punto di vista. In questo
caso quel 40 e passa per cento di non voto può cercare nelle forze nuove, che sono quelle che non hanno governato fino adesso e quelle che non ci sono state, una rappresentanza più calzante a quelle che sono le proprie idee. Quindi adesso la parte di popolazione che non vota non ha più scuse. Adesso quelli che ci sono stati fino adesso sappiamo esattamente dove ci hanno portato, dalle stelle alle stalle, e vogliono portarci ancora oltre. L'alternativa ce l'avete, votate Vita se credete in quello che pensiamo noi, se non credete in quello che pensiamo noi, votate Italia Sovrana e Popolare, votate le altre forze d'opposizione, andatevi a leggere i programmi e cercate di fare un voto utile per noi, per voi, per l'Italia. Grazie. Grazie Bruno, noi concludiamo qui davvero tutto il ciclo delle nostre tribune elettorali, mancano del resto davvero poche decine di minuti alla chiusura dei comizi elettorali, domani giornata di riflessione, domenica, lo dico sin d'ora, saremo in diretta a partire dalle 22.45, quindi a un quarto d'ora prima della chiusura dei seggi, per una maratona notturna nella quale vi daremo i risultati in tempo reale in Abruzzo, raccoglieremo i commenti sia qui nei nostri studi che nei comitati elettorali, nelle sedi dei partiti e dalla redazione del quotidiano Il Centro. Dunque Rete 8 ancora una volta in prima fila nel seguire gli eventi elettorali anche attraverso i propri social media e il sito www.rete8.it. Intanto nel chiudere la campagna elettorale auguro a tutti la buonanotte e naturalmente per domenica dalle 7 alle 23 buon voto, perché il voto è un diritto faticosamente conquistato ma è anche un dovere civico. Andiamo tutti a votare. Buonanotte.